Ciao a tutti da Dario, oggi presentiamo in anteprima una nuova cuffia che va ad arricchire il portafoglio dell'azienda italiana Ubisound. La cuffia si chiama Smarter, si colloca in una fascia leggermente inferiore rispetto al modello Fighter che avevamo provato qualche mese fa. Andiamo a fare la prova e l'unboxing di questa nuova cuffia. Come vedete dalle due confezioni, è una cuffia disponibile in due colorazioni, bianca e nera. Andiamo ad aprire il modello bianco, iniziamo a dare un'occhiata al packaging, sempre simile alla versione Fighter come packaging, ovviamente la cuffia sarà diversa. Troviamo alcune informazioni come la garanzia di 2 anni, abbiamo il tastino, lo vedremo dopo, integrato per il microfono e l'abbinamento a qualsiasi dispositivo, sia MP3 che iPhone, smartphone, tablet o PC. Andiamo ad aprire la confezione. Ok. Abbiamo il manuale d'uso, molto compatto. Ubisound regala anche un adesivo, qualora volessimo attaccarlo da qualche parte, in casa o all'esterno. E poi troviamo una bellissima sacca in velluto col logo dell'azienda, dove ovviamente ci servirà per portare in giro la cuffia. Troviamo la nostra cuffia, in questo caso il modello abbiamo detto bianco, andiamo a slegare, essendo nuova, il fermaglio, poi la vedremo in dettaglio. In più vengono dati in dotazione gli auricolari supplementari, i padiglioni diciamo gommati per posizionare nell'orecchio. Montati sulla cuffia di serie ci sono i padiglioni in silicone di misura media M e in dotazione ovviamente vengono dati i due a misura small S e large L, proprio per dar modo di conformarsi a qualsiasi tipologia di orecchio che possiamo avere. La cosa carina da vedere è che i padiglioni sono dello stesso colore della cuffia. Molte volte alcuni produttori realizzano cuffie bianche, ma poi il padiglione, per risparmiare, utilizzano i classici padiglioni in silicone neri. In questo caso Ubisound utilizza anche il padiglione dello stesso colore della cuffia. Non è un particolare proprio da tralasciare. Prima di cominciare la nostra prova d'ascolto, analizziamo un attimino la cuffia. Allora, prima cosa che balza almeno all'occhio e anche al tatto è il bellissimo cavo antigroviglio piatto bianco. Come vedete, io posso giocare in questo modo con la cuffia, cercare di aggrovigliarla più possibile, ma io in un attimo avrò la mia cuffia libera. Questa è la particolarità di questo cavo, ripetiamo, antigroviglio, è molto bello anche al tatto. Un'altra particolarità che distingue queste cuffie Smarter di Ubisound è questa. Come vedete sono legate alla base, perlomeno non tanto alla base ma a metà, dal fermaglio che poi, se lo vedete, ha un piccolo diciamo incavo che fa somigliare, dovrebbe essere una cornetta di un telefono, perché la cuffia può essere utilizzata anche per poter rispondere e interrompere oppure chiudere una chiamata, come anche lo stesso diciamo tastino può essere utilizzato mentre ascolto un brano musicale per mettere in pausa e riprendere. Sentite, il click è il tastino che c'è all'interno e ovviamente nella parte posteriore c'è il microfono per poter rispondere a una chiamata e parlare. Un particolare molto importante, come vedete, è questo. Il padiglione destro è più corto rispetto al padiglione sinistro. Questo per due motivi, personalmente. Allora, il primo potrebbe essere che indossando le cuffie in questo modo, tutte e due diciamo
col cavo frontale o davanti. È molto semplice a questo punto andare a posizionare un telefono nel taschino, e quindi il mio cavo non avrò in mezzo, che magari con parecchia vestiario, soprattutto in inverno, mi può andare a ostacolare, ma ce l'avrò soltanto nella parte destra. Secondariamente, un altro particolare molto importante può essere questo: facendo ruotare il padiglione a sinistro dietro il collo e avendo gli auricolari in questa posizione, magari rispondendo a una chiamata, sarà molto semplice rispondere alla chiamata, come vedete, schiacciando il tastino della chiamata, rispondere, dopodiché io decido di non ascoltare della musica, posso togliere i miei due auricolari e, come vedete, non mi cade la cuffia, ma mi resta comunque ancorata al collo. L'ultima cosa da notare è comunque lo spinotto jack da 3,5 di ottima fattura, ben vincolato, quindi molto resistente agli strappi e soprattutto durato per la massima qualità, diciamo, di riproduzione musicale. Come vediamo, le cuffie sono molto belle. Adesso non riesco ovviamente a rendere giustizia al loro peso, nel senso che sono molto leggere come cuffie, però nello stesso tempo sono realizzate ovviamente completamente in resina plastica, anche se la fattura di realizzazione è una delle più belle che ho visto negli ultimi mesi. Perché? Perché sinceramente sembrano, questi particolari sembrano in alluminio. Vi faccio vedere adesso come si cambiano gli auricolari in silicone, molto semplicemente facendo una leggera pressione verso il centro, li togliamo, proviamo a prendere la misura small, premiamo sempre leggermente il padiglione e con un po' di forza lo inseriamo nella sua sede. Ok, ci siamo. Andiamo adesso a fare il nostro test di ascolto. Utilizziamo per l'occasione un iPhone. Ma la prima impressione è molto buona, sicuramente. Mi danno l'idea di essere molto efficienti, in quanto con altre cuffie a parità di volume sento più basso. Se non sbaglio, hanno un'impedenza di 24 ohm, quindi molto bassa, quindi si pilotano molto bene con qualsiasi iPhone in questo caso, ma anche con altri dispositivi MP3 magari meno, diciamo, qualitativi rispetto a un iPhone o rispetto a un iPad. Ovviamente, come i diffusori, come tutte le cuffie, vanno rodate, hanno bisogno di un piccolo periodo di rodaggio per suonare al meglio. La casa nelle istruzioni indica 30 ore, che possono sembrare tante, ma se teniamo conto magari che usiamo le cuffie per spostarci al lavoro, ad andare e tornare, comunque in una settimana, grosso modo 10 giorni ad un livello minimo o comunque medio di volume, il rodaggio dovrebbe essere effettuato. Vi garantisco che soprattutto su cuffie qualitativi come possono essere le Ubisound Smarter si hanno notevoli miglioramenti dopo queste 25-30 ore di rodaggio. Facciamo una prova un pochino più qualitativa dal punto di vista audio. Non colleghiamo direttamente le cuffie all'iPhone, ma l'iPhone lo colleghiamo ha un amplificatore portatile per cuffie, in questo caso il DA10 di Denon, e le cuffie le colleghiamo all'amplificatore. In questo caso avremo sicuramente una riproduzione
migliore, una potenza migliore alle cuffie e una qualità, direi, più elevata rispetto allo stadio di uscita dell'iPhone. Facciamo questa ulteriore prova. Utilizziamo lo stesso brano in modo da avere una comparazione più accurata. C'è un netto miglioramento, soprattutto come volume in potenza, ma anche come qualità musicale. Ripeto, non sono ancora rodate, quindi abbiamo bisogno ovviamente di un certo periodo per slegarle, ma la qualità si rivela già piuttosto buona. Avevamo detto prima che il fermo sul cavo serve sia a rispondere e a terminare una chiamata, rispondendo ovviamente tramite il microfono in dotazione alla cuffia, sia per mettere in pausa e per continuare la riproduzione mentre stiamo ascoltando un brano. Come vedete in questo caso, che diciamo il mio iPhone sta funzionando, se io schiaccio il tastino lo metto in pausa, se lo rischiaccio riprende la riproduzione. E come per le Fighter che abbiamo provato qualche mese fa, anche queste nuove Smarter mi hanno notevolmente impressionato, sia per la qualità acustica, sia ovviamente per la loro bellezza estetica che per la loro praticità. Soprattutto anche il cavo è veramente bello, questo cavo antigroviglio asimmetrico. Il prezzo è particolarmente interessante, 39 euro al pubblico IVATA. E per maggiori informazioni vi consiglio di visitare il sito ubisound.com, dove troverete anche delle anticipazioni su modelli e progetti futuri dell'azienda italiana. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Dario!